quarto assoluto, ma primo del CRZ, in una gara che da ieri sera è partita in salita, con un problema che non c'è stato verso di risolvere. Ma sì, purtroppo dopo pochi chilometri della prima prova abbiamo iniziato ad avere problemi con la Westgate e mi dispiace molto, soprattutto anche per il team, perché hanno fatto di tutto per cercare di risolvere. Abbiamo cambiato tanti componenti della vettura, ma ogni prova si ripresentava lo stesso problema e quindi niente, abbiamo fatto una gara, abbiamo difeso il possibile, è stata davvero dura, però mi dispiace perché è una gara che mi piace particolarmente e secondo me si poteva far bene, però con i se e con i ma non si vincono gare, quindi la vediamo passando e poi quest'anno chiudiamo abbassando questa parentesi e attendiamo anche l'anno nuovo che arriva la vettura nuova. La finale andiamo a farla a casa o no? Certo, saremo presenti anche alla finale, speriamo che in un po' di fortuna perlomeno. Lo vedo sorridente, sei stato bravo, l'hai tenuto calmo o è sorridente per la rabbia? No, guarda, io non ho dovuto fare niente, io ho cercato di fare il mio, poi lui è grande vaccinato e sicuramente è più esperto di me, quindi sa fare il suo. E un po' di rammarico c'è certamente, ma sicuramente punteremo a Bassano a far meglio e a ben figurare anche in quella che sarà la mia gara di casa, diciamo, quindi cercheremo di far bene. Ti ringrazio, grazie mille ragazzi. Ciao, grazie a voi. Grazie. Vorrei cominciare con una battuta che mi posso permettere. Il vino più invecchia più diventa buono. Cioè, qui mi sembra strano che uno come te non corre mai, monta in macchina e si permette di arrivare secondo di CRZ e quinto assoluto. È andata bene. Era una gara molto insidiosa, nel senso che da quando siamo partiti l'abbiamo fatto più che altro come divertimento. Sarebbe stato bello stare nei 10, perché se rimanevano dentro tutti a combattere, secondo me avremmo fatto molto più fatica. Però oggi ci siamo divertiti. Abbiamo avuto un po' di problemi io perché continuo a usare troppo il sinistro, specialmente in discesa ho messo un po' in crisi i freni, quindi avevo un po' paura sulla prova di Bellagio, però hai ragione, mi sono trovato bene, corro pochissimo, corro con la macchina vecchia, mi diverto, va bene così. Soprattutto c'è scritto HK, non posso non fare un piccolo riferimento. Abbiamo assistito quasi a un miracolo oggi, perché quando c'è stato da cambiare tutto il posteriore destro dell'auto portata da Spataro, i tuoi ragazzi ci hanno messo 34 minuti, fantastico. Beh, hanno fatto un lavoro eccezionale, è una squadra fantastica, Alessandro lo riesce a coordinare benissimo. Devo cambiare però un attimo la strategia, perché gli sto facendo perdere gli anni forse più belli per correre, e quindi sarebbe più opportuno dedicare a lui più tempo, perché secondo me è giusto, e magari cambiare un po' la strategia del nostro team e vedere di fare. A me piacerebbe tantissimo fare un team per lui, dedicato solo per lui, quindi molto probabilmente abbandoneremo il mondo dei noleggi, perché comunque sia è un mondo che è diventato abbastanza difficile, però non vogliamo abbandonare questo mondo, e quindi magari vediamo, se lui ci sta io ci sto. Direi che alla fine è uscito fuori un grande risultato, perché sei terzo nel CRZ e sei al momento sesto assoluto. Ah, sono contento, e comunque sia siamo divertiti, e nonostante abbia fatto degli errori la prima prova di ieri, la seconda prova di ieri e qualche errorino nel primo giro di stamattina, però siamo andati bene. Non potevamo fare di più perché abbiamo usato le gomme usate ieri, quattro gomme oggi, e nel pomeriggio abbiamo usato le gomme morbide, per cui pagavamo un po' quello, e devo dire però che ci siamo divertiti e è uscito anche un bel risultato. Ringrazio tutti i miei partner e nulla, ci vediamo a Sanremo. Al Sanremo, quindi questo è un grande spoiler, si va anche al Sanremo, ma si va al Sanremo con il ricordo di aver guidato una macchina stupenda. Esattamente, si va a Sanremo tornando sulla categoria più piccola, che è la Rally 5, e sarà anche una bella sfida a riprendere il ritmo con una macchina piccola, però l'abbiamo già fatto e ci viene bene, diciamo. Sinceramente, perché non lo dice mai nessun navigatore, dov'è che oggi ti ha fatto arrabbiare? Non mi dire che non ti ha fatto arrabbiare, non ci credo. No, devo essere sincero proprio, non mi ha proprio fatto arrabbiare, anzi mi ha fatto divertire oggi. E lui come ha fatto arrabbiare? Assolutamente no. No, scherzo. Va bene ragazzi, grazie mille. Tenevo a ringraziare l'organizzazione, tutti i commissari che
ieri si sono fatti, diciamo, sono fatti il culo per farci correre sotto l'acqua, freddo e nulla. Senza di loro queste gare qua non si fanno, cioè, quindi merito loro.